Ragazzi, se non è sfiga questa, poco ci manca, bisognerebbe dire ai piani alti che mi piace guidare sull'asciutto, oltre che sul bagnato ovviamente, ma se riusciamo a guidare vetture come questa R8 RWS ogni tanto, non dico sempre, però ogni tanto sull'asciutto sarebbe bellissimo. Sarebbe bello anche perché è la prima volta che Audi Sport abbandona la trazione integrale, trazione posteriore, 540 cavalli, è una vettura che ovviamente deriva strettamente dall'R8 a trazione integrale, ma aggiunge quel pizzico di fascino nella guida in più. Ed eccola qui la nuova R8 RWS, direi il look molto simile a quello della versione tradizionale, manca l'ala nella zona posteriore della V10 Plus, ma come vedete il body è sempre quello che caratterizza l'R8 di nuova generazione, 4,42 m di lunghezza. In realtà la vettura pesa 50 kg in meno rispetto all'R8 tradizionale, quindi 1590. Motore V10 installato centralmente, ovviamente trazione solo posteriore, ci sono state delle modifiche nella parte anteriore per irrigidire la scocca dove non è più presente l'attacco del differenziale. Zona anteriore sempre molto prominente nella zona centrale, calandra single frame, logo Audi Sport qui con il classico parallelogrammo rosso, fari full LED, poi nella parte destra e sinistra la presa d'aria per il raffreddamento del motore, cosa che troviamo anche centralmente. I cerchi sono da 19 pollici, gommatura più stretta davanti 245-35, più larga dietro, poi vedremo anche la dimensione, pinza freno a 8 pistoncini. Qui c'è una delle differenze rispetto alla normale R8, normale tra virgolette V10 Plus, perché l'impianto frenante è in acciaio, campana in alluminio, come vedete c'è invece il disco in acciaio a margherita, produzione Brembo, 8 pistoncini, un impianto frenante direi comunque molto performante, ovviamente un pochino meno performante in particolar modo nella durata nel tempo rispetto a quello della R8 V10 Plus. Stessa cosa per quanto riguarda l'impianto freno posteriore, qui invece abbiamo 4 pistoncini, cambia anche la dimensione della ruota visto che è considerato che siamo a 295-35 con una spalla più alta rispetto alla zona anteriore. Dietro c'era la mobile, si apre in velocità in modo totalmente automatico, faro full LED, doppio scarico, anche qui riprende un po' lo stile a parallelogramma del logo Audi Sport. Si fa notare l'estrattore d'aria nella zona centrale, si fa notare una certa pulizia della zona di coda dove spicca il Mega 1.8 sotto al quale trova posto il motore V10, ovviamente aspirato, 540 cavalli, 540 Nm di coppia massima. La cosa pazzesca di questo motore, che è iniezione diretta stratificata, è il fatto che la potenza massima arriva a 7800 giri, quindi un motore vecchia scuola da un punto di vista di range di utilizzo, un motore che comunque a coppia, visto e considerata la cilindrata di 5200 cc, un motore che gira, pensate, a 27 metri al secondo al regime di rotazione massimo, quindi un motore praticamente da corsa. Per quanto riguarda le caratteristiche, davvero bellissimo, un'opera d'arte, io questa cosa me la metterei a casa. Il cambio è DSG, 7 rapporti, un cambio che è molto veloce sia a salire che a scendere di marcia, però direi bando alle ciance perché questi 1590 kg di alluminio voglio vedere come vanno su strada. Andiamo, lascio qui il casco perché servirà dopo, un bocconcino me lo mangio più tardi e anche questa tuta che ho già usato nella TT Cup nel 2015 la metto dopo, tutto dopo, però la guida la facciamo adesso. Vi aiuto io, il secondo XX di questo video, c'è Andrea Farina, eccolo lì, ciao Andrea, saluta, eccolo là. Saliamo sulla R8 Spider, in questo caso pesa 90 kg in più rispetto alla variante coupé, quindi da 1590 si sale a 1680, andiamo. Come al solito, interni top per questa Audi R8, volante multifunzione con il Drive Select all'interno, engine start stop, strumentazione digitale, direi pannello porta molto ben fatto dal punto di vista di stile, con, intanto sta passando un aereo perché qui siamo vicino all'aeroporto, pannello porta direi molto ben fatto con la cucitura a contrasto, anzi con doppia cucitura, una a tono su tono e l'altra a contrasto, molto bella la zona centrale che si raccorda perfettamente, lo vedete, alla plancia nel design. All'interno qui c'è una parte di impianto audio, piatto audio che trova posto qui nella tasca firmata Bang & Olufsen. Intanto stanno passando dei cassa da guerra pazzeschi, l'impianto di climatizzazione pazzesco, cosa sta passando, l'impianto di climatizzazione è controllato qui nella zona centrale con i tre elementi, lo sentite che bello anche il suono che emette questo elemento, temperatura, velocità di ventilazione che volendo può essere ovviamente anche automatica, e poi c'è la possibilità di riscaldare il sedile, non di ventilarlo, questo è un difetto di questa vettura. Qui la possibilità di andare a ricaricare il cellulare wireless e le due porte USB lì sotto al pozzetto. Come al solito c'è l'audio virtual cockpit, è diciamo la vecchia impostazione del sistema MMI, quindi ancora con il rotore
con la rotella centrale non c'è il doppio display come su A7 e A8, ma comunque è un interno molto sportivo e direi assolutamente driver oriented, con questo arco che gira attorno al pilota e fa sentire davvero ben integrati alla vettura. E noi rispondiamo ai caccia da guerra che stanno passando qui sopra. Il suono godereccio dell'R8 V10. Bellissimo. Ed eccoci al volante della nostra Audi R8 V10. Senti come canta? Mamma mia, senti come canta questo motore bellissimo. È un Highlander, come l'ha definito Frank Bila, è l'ultimo di questa dinastia di motori aspirati che ha caratterizzato le supercar degli anni 80-90, direi 2000. In realtà negli anni 80 c'erano anche delle supercar con i motori turbo, ma gli anni 90 e gli anni 2000 sono stati caratterizzati, e anche gli anni 10 sono stati caratterizzati da questi motori. Oggi sono piantati dai turbo. È davvero bellissimo guidare un motore aspirato, gira altissimo di giri, la potenza massima arriva a 7800 giri. Pensate che la coppia massima di 540 Nm arriva a 6800, quindi coppia e potenza molto in alto. In realtà, vista la cilindrata 5200, si tratta di un motore comunque molto sfruttabile, già a 3-4000 giri gira e canta molto bene, ben assistito da questo cambio a 7 rapporti che scala ma soprattutto sale di marcia molto velocemente. Un cambio che Audi si porta avanti anch'esso da molti anni, un cambio che assicura a questa R8 direi un feeling assolutamente da super sportiva. Un cambio che ritroviamo anche all'interno della variante GT4 di questa R8, con la quale questa RWS condivide, pensate, il 60% delle componenti. Una vettura che è praticamente già da corsa nel momento in cui andate ad acquistarla, una vettura che ovviamente nella variante racing è stata evoluta con l'introduzione del roll bar e di tutte le altre componenti che la rendono ancora più estrema. Estremo in questo caso significa perdere la trazione integrale, è una cosa incredibile per Audi che viene proposta una rear wheel series, ed è davvero pazzesco, è qualcosa che va assolutamente in controtendenza con quello che è stato, mamma mia quanta acqua c'è per terra, va assolutamente in controtendenza con quello che è stato il motto di Audi fino ad oggi. Ma in realtà hanno da un lato voglia di proporre una vettura che costa qualcosina in meno, dall'altro volevano andare alla ricerca di più purezza in termini di guida. Questa piattaforma era già stata sviluppata a trazione posteriore per la Lamborghini, che produce la LP580, con l'arrivo della Audi R8 a trazione posteriore si amplia ancora di più l'offerta di questo, mamma mia, definirei l'offerta di questo incredibile motore, perché la piattaforma di Audi e la piattaforma di Lamborghini sono praticamente condivise. Quello che cambia tra le due vetture è chiaramente la messa a punto. La Audi ha una terratura delle sospensioni, la terratura dello sterzo che è diversa e più specifica per l'R8. Diciamo che la Lamborghini è un pochino più estrema, la Audi tende ad essere un pochino più diciamo stradale, ma comunque in questo caso rimane comunque una vettura davvero molto prestazionale, molto performante, molto piacevole da guidare tra le curve, cambia direzione molto velocemente, ma soprattutto dà l'idea di essere davvero molto concreta nell'appoggio in curva. Purtroppo oggi piove tanto, non riusciamo a mettere molto alla frusta il comportamento di questa bellissima R8 trazione posteriore. Sentite anche la trazione, viene molto tagliata dall'elettronica, e questo è davvero un peccato, perché da un lato questa vettura ha una meccanica che è sicuramente molto valida, ma dall'altro ovviamente c'è un'impostazione di Audi che è quella di riuscire ad offrire alla clientela una vettura che sappia essere sì molto veloce, ma allo stesso tempo anche estremamente sicura. E questo lo si percepisce anche in una situazione come questa, dove sul bagnato, anche da una natura abbastanza spedita come quella che sto tenendo in questo momento, si riesce a viaggiare davvero molto sicuri. Una delle differenze tra l'R8 RWS e quelle, ad esempio la 610 Plus, è l'assenza degli ammortizzatori a controllo elettronico. Vengono introdotti ammortizzatori meccanici, viene introdotto un impianto frenante non più in carboceramica ma in acciaio, sviluppato con Brembo ad 8 pistoncini, bellissimo direi il feeling sul pedale, ha sicuramente un ottimo mordente. Dovremmo provarlo in condizioni più estreme rispetto a queste, ma comunque per la strada direi è comunque un impianto frenante eccezionale. La cosa che si fa notare di più di tutte, oltre alla trazione posteriore, è anche il fatto che il bilanciamento è 60-40, anzi 59-4 nel caso della cabriolet che stiamo guidando in questo momento. Vettura cabrio che
diciamo, per quanto riguarda la 610 Plus, secondo me perde un pochino il senso, lo ritrova nelle varianti 540 e lo ritrova anche in questa variante RWS, perché è in grado di combinare la piacevolezza della guida su strada, le passeggiate a tetto aperto, non certo in giornate come queste, con però la capacità di andare davvero molto forte. Pensate che questa Spider pesa 90 kg in più rispetto alla variante coupé, quindi non è tantissima la differenza di peso rispetto alla variante chiusa, perde solo un decimo sullo 0 a 100. È 7 da 0 a 100, fa 318 km orari di velocità massima, quindi davvero tanta roba. Ma come vi dicevo, anche il bilanciamento dei pesi è prevalentemente su posteriore, direi un bilanciamento abbastanza tipico per una vettura a motore centrale con trazione posteriore, è un pochino più bilanciato nelle varianti a trazione integrale. In questo caso comunque l'avantreno riesce a trasferire al pilota una bella idea di precisione. Come vedete, la vettura si inserisce velocemente in curva, si inserisce anche molto veloce, poi negli allunghi gira fortissimo fino a 8500 giri, mamma mia. Rallenta un po' perché si raggiungono velocità cosmiche in pochissimo spazio, e la cosa che è davvero pazzesca è che più vai, più questo motore ti fa godere. Veramente ragazzi, esaltante. Nei prossimi anni saranno sempre meno le vetture che saranno dotate di questo schema motoristico, ed è davvero un peccato perché fa assolutamente godere. Tanta roba, grande motore, direi una macchina molto piacevole da guidare, mantiene tutte quelle che sono le caratteristiche di sicurezza della normale R8 a trazione integrale, aggiungendo però quel quid di piacevolezza di guida in più che è dettato dal fatto che fuori dalle curve, magari non in situazioni come queste, comunque ci si può concedere qualche traverso senza dover forzare come invece si fa con la trazione integrale. Dai che ha smesso di piovere, forse riusciamo a scappottarla, proviamo, sì, fino a 50 km orari, si apre in 15 secondi, fate partire il cronometro che vediamo. Dando il tetto dietro, prendo il cofano, eccola la capota che va, bellissimo. E si chiude. Finestrini. Eccoci qua. Allora, è una vettura che è studiata anche per essere cabrio, e ve lo dicono elementi ad esempio come il microfono che è inserito all'interno della cintura, ce ne sono tre, uno, due, tre, un altro è qui dietro, eccolo qua. E questo serve per migliorare la conversazione telefonica anche quando il tetto è aperto. È una vettura, direi che è molto ben abitabile, si sta bene a bordo dell'R8 Spider anche quando è aperta, c'è un po' di aria sui capelli, ma a livello direi di spalle e di torace è praticamente perfetta. C'è un po' di aria sui capelli, c'è un po' di aria sulle spalle, ma comunque direi assolutamente piacevole. Stiamo viaggiando in questo momento a 90 km orari, non è male, riesco a parlarvi anche. Poi strasuona. Guardate Pocchio qui, Frank Bila, grandissimo pilota di turismo tedesco, corso tantissimi anni, ve lo ricorderete sicuramente, oggi lavora per Audi Sport per lo sviluppo delle vetture. Ciao, nice to meet you. Good morning. Audi Sport is growing up a lot. Not only in street legal cars, but also in motorsport. Yes, of course. I mean, our projects are DTM. Then we are in the WRC and in the Rally Cross Championship, World Championship, and of course Formula E for the first time this year. Formula E is the new project, but today we have the possibility also to sit on the right seat in the R8 GT4. What are the differences between the GT3 and GT4? The main thing is that due to the rules we have less power. The maximum power we have is 495 brake horsepower. We have less aero, so there's less downforce compared to a GT3. The car is a bit heavier, we have 1450 kilograms. At the end of the day, it's supposed to be a car for the gentleman it drivers, is a real let's gentleman say, what car. They call gentleman drivers. I mean, at the beginning, GT3 was supposed to be for gentlemen.
They still say it's a gentleman category, but as probably everybody knows, it became more and more professional. And I think to put something below GT3, creating the GT4 category and our GT4 car makes a lot of sense. Yeah. It's a cheaper entrance into motorsport. Can we say that the GT4 is very close to the RWS? It is. I mean, even with the GT3, we were pretty close to the road car. Talking about parts, let's say we are using with the GT3, it was around 50% of standard parts, and 200%. With the GT4, it's 60%. 60% so the drivetrain, I mean, all the gearbox, engine, rear differential, it's stock, let's say, like the road car. A lot of parts, of course, were used. Just take it from the road car, put it in the race car. But the race car, of course, is modified. The brakes are different. We have the small rear wing, which creates more downforce. I think it's actually also available for the road car, but normally it's sold out without rear wing. Anyway, it's pretty close to the road car. Also, sitting in the car, all the dashboard looks like the road car. So this way or the other way around, in the race car you feel like in the road car, and the other way around, you know. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Grazie. Vedi, te l'avevo detto che sarebbe servita la tuta. Tac, eccola qua. Bella, no? Eccoci qui, saliamo a bordo della R8 GT4. Casco a testa, ben allacciato, come dice Nico, e poi R8 GT4, figata, andiamo. Eccola qui, guarda che bella che è dentro, ciao. Stipler a bordo, numero 1. Eccoci qua. Eccoci a bordo con Stipler, bellissima R8 GT4, guardate che bella la situazione della IM. Scendiamo in pista. Bellissimo, super experience. Troppo bello, ragazzi. Tenete conto che il 60% di questa R8 GT4 è simile alla R8 RWS stradale. Facciamo anche notare come very fast, but it's quite easy to drive. The car is comfortable to drive, yes, although it was very wet now and very slippery because the tarmac temperatures are quite low, so the car did well. But it is very similar to the street legal car? Yeah, kind of. Mainly it's the security and safety features which are included now, like the cage and the seats. Fire extinguisher and so on, but it's mainly more or less a standard car, let's say. Thank you very much, bellissima, bellissima. Eccola qui la R8 GT4, vista dall'esterno, guardate, bellissima, molto bella la personalizzazione, estetica,
lo scarico nella zona centrale, l'ala è stata introdotta rispetto all'RWS ed è anche regolabile, il motore è praticamente di serie, 400, meno di 500 cavalli perché è stato leggermente più potenziato, scambiato l'impianto frenante che è Racing Brembo, eccolo qui, ve lo faccio anche vedere più da vicino, poi cambia perché è stato introdotto lo splitter ed alcuni dettagli che servono per assicurare una migliore aerodinamica, ovviamente funzionale all'uso in pista. Bellissima macchina, bellissima esperienza, Stipler grande pilota, mi sembra molto semplice da guidare, come semplice del resto anche l'R8 RWS. Andiamo a fare qualche drift, dai. Riprendiamo dunque la nostra R8 RWS, andiamo a fare un po' di drift qui nella pista allestita all'interno di Inta. In realtà voglio provare, prima di driftare, di liberarla un po', voglio provare a guidare con la modalità di guida sport, ovvero quella che ti permette di avere un po' di angolo per fare del drift sostanzialmente, quindi è un drift controllato dall'elettronica della vettura. Proviamo, ed in effetti ti aiuta molto nel drifting e ti aiuta a farlo, direi anche molto bene, brava. È arrivato il momento di non farci più aiutare dall'elettronica, la liberiamo un po' e vediamo cosa succede. Ok, siamo in ESC off. E vediamo. Bella, molto progressiva, molto lineare nel perdere la direzione del posteriore. Bellissima, si riesce a gestire davvero molto bene, bellissima come è fatta la trazione di questa vettura, direi che è assolutamente molto progressiva nel perdere il retrotreno ed è assolutamente molto controllabile grazie appunto a questo differenziale posteriore, grazie anche comunque anche ad un buon bilanciamento studiato dai tecnici Audi per questa vettura. Ho la possibilità anche di provare anche lo sterzo, direi bellissimo. Insomma, l'avete visto, un'elettronica che permette di fare delle ottime derapate quando la mettete in dynamic ed è comunque molto controllabile nel momento in cui andate a togliere tutti i controlli della vettura e a gestire la derapata solamente con lo sterzo. Devo dire veramente notevole, molto ben fatta l'R8 da questo punto di vista, un ottimo bilanciamento, un bello sterzo. Devo dire che anche l'impianto frenante, qui ho provato a tirare un paio di staccate, lavora davvero molto bene, una macchina ben fatta, un giusto compromesso direi tra quella che è la super mega aderenza e super prestazione della R8 con la trazione 4 e invece la maggiore ricerca della sportività che si è cercata con questa R8 RWS, riuscendoci perché riesce a fare anche divertire. Eccoci qui, prova terminata, mi è piaciuto tantissimo l'R8 GT4, davvero spettacolare il giro con Stipler, ma allo stesso tempo anche la R8 RWS si è dimostrata davvero bellissima tra le curve, una vettura che diciamocela è un entry level, se la sono giocata bene però in Audi Sport perché sono riusciti a costruire un modello che si differenzia completamente dalle R8 tradizionali e si differenzia con la trazione posteriore, cosa assolutamente tipica per la gamma Audi Sport, mantenendo però tutte quelle che sono le caratteristiche base della vettura, ovvero il motore Q10, un sound spettacolare ed una prestazione davvero molto elevata. Ovviamente mancano alcune componenti che renderebbero ancora più speciale questo progetto, come i freni carboceramici o le sospensioni a controllo elettronico, ma per l'utilizzo quotidiano e magari con qualche sparata in pista sicuramente rimane un prodotto davvero eccezionale. Molto belli anche gli interni, con tutta l'elettronica del caso, con tutta l'elettronica che caratterizza le Audi di penultima generazione, comunque anche ultima, e soprattutto una vettura che è in grado di assicurare un grandissimo piacere di guidare ad un prezzo assolutamente ragionevole, 147.400 euro la coupé, 160.700 euro la versione Spider.
Io sinceramente non so quale prenderei tra le due, forse prenderei addirittura la Spider, mi è piaciuta moltissimo, è bellissimo viaggiare in plein air, ma già la coupé, devo dire, veramente tanta roba. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. Ciao!